Donna Prescede, qua il sogno è confuso, non ci ha capito niente, dunque ricapitoliamo, via. Voi avete detto che vostro fratello stava in un pollaio. E fa 21. 21 fa pollaio vuoto. Se c'era passato Don Vincenzo, come poteva essere il pollaio? Vuoto? Il numero è senz'altro 21. Don Peppino, voi volete alludere che mio... Per carità, non equivocate. Dunque, poi avete affermato che vostro fratello, uscendo dal pollaio, era inseguito da una nuvola. Sì, una nuvola con sopra un militare. Di che arma? Poteva inseguire Don Vincenzo. Ho capito, era il maresciallo della Benemerita. Don Bettino, voi volete rialludere? No, voi vi equivocate, comunque qui la cabala parla chiara. Se la nube è come il mare e c'è sopra il militare, quella tua aspirazione avrà infine soddisfazione. Voi state a cavallo, eh? Dunque il sogno è divinatorio. E diviniamolo, Don Bettino, ma veniamo al sodo. Mio fratello, che fa? Che fa il fratello, che fa? Il fratello che fa, qua fa 36, eh? Ma 36 fa cinese. È la faccia gialla da cinese che farà il padrone quando troverà il pollaio vuoto. Ma il militare che lo inseguiva con due bracciali d'oro. Avete sognato a colori? No, bianco e nero. Allora erano di ferro, erano manette. Maresciallo con le manette, 82. Dunque io più lo canto, 21, 36, 82. Adesso datemi permesso, mi ritiro nel mio pensatoio. Intanto, per l'onorario, mettetevi d'accordo con mia moglie che questa volta... Sarà capace di accontentarsi di un pollo? Novello, permettete? E perché no? Che ne dite, donna Carmela? Vincerò? Il tarno è buono, ma che volete, i numeri, sempre numeri sono. Comunque, se volete realizzare davvero i vostri sogni, compratevi Persille. Carmela, ti sbagli sempre. Non si dice Persille, si dice Persil. Una L.